Signori, buongiorno. Allora, l'argomento di oggi, di questo incontro, è la geoingegneria atmosferica. Quello di cui parlerò come riassunto lo potete vedere in questo indice. Leggete, leggete, non guardate me, io sono brutto, leggete, leggete. Definizioni, il motore, si parla di nefologia, di scie di condensazione, di contenuto, si parla di disinformazione e così via. Poi, che per chi successivamente a casa vuole approfondire l'argomento, può entrare con questo indirizzo nel mio sito, dove troverà un trattato di geoingegneria atmosferica corposo con tanti documenti, tutto gratis, non dovete pagare assolutamente nulla, dovete solamente leggere se volete e poi memorizzare. Quindi ripeto, l'argomento di questa mattina è la geoingegneria atmosferica. Andiamo avanti, Giorgio. Ora, su questo tema della geoingegneria atmosferica c'è molta confusione. E questa confusione deriva da molteplici fattori, fattori di tipo mediatico come anche fattori di tipo personale. Per cui facciamo delle precisazioni prima. Quando si parla di meteorologia, si intende solo quello che leggete sotto, l'analisi, lo studio e la previsione dei fenomeni meteorologici quotidiani. Pioggia, vento, neve, temporali, nuvolosità e così via. Mentre, andiamo avanti, quando si parla di climatologia, si parla di una branca della scienza che analizza, studia sinotticamente, cioè in generale, i fenomeni meteorologici di cui vi ho parlato prima, su una data regione della Terra, prendendoli in considerazione per almeno, e ripeto, per almeno 30 anni, in sinergia con la morfologia del pianeta, i fenomeni geologici naturali, i fattori astronomici e le interferenze antropiche, cioè le interferenze prodotte dall'uomo con il suo progresso, perché ogni passo del progresso dell'essere umano produce anche delle interferenze che quindi vanno a interferire con l'atmosfera, con gli oceani, con i mari e così via, e con l'aria. Una precisazione ulteriore. Non dovete, e questo è quasi un ordine, non dovete confondere e mischiare quella che è la meteorologia con il clima. Sono come due fratelli quasi siamesi che viaggiano in parallelo ma non si incontrano, perché la meteorologia, come vi ho spiegato prima, riguarda i fenomeni giornalieri, quello che accade giorno per giorno, mentre il clima è la meteorologia vista in un insieme di anni molto lungo, con tanti altri fattori che nella meteorologia a volte c'entrano e a volte no. Per cui quando leggete sui quotidiani, sui giornali, clima, meteorologia, non vi fate confondere, non vi confondete. Meteorologia è quando esce l'esperto meteo dell'aeronautica militare che vi dice oggi piove, domani c'è il sole. Questa è meteorologia. Il clima è qualcosa di completamente diverso. E in questo incontro noi parleremo esclusivamente di meteorologia e modifica meteorologica, come anche di irrorazione, di modifica dell'atmosfera fatta in maniera artificiosa. Questa non è la sede, non è la mattina, non è il giorno da parlare del clima. Per il clima, più avanti, potrebbe esserci qualche altra conferenza dedicata esclusivamente al clima. Andiamo avanti. Ora, molto spesso, sia a livello verbale, ma come anche a livello scritto sui quotidiani, sui giornali, si parla, si dice sempre geoingegneria, poi si ripete sempre geoingegneria. In questo caso dovete, e quindi dovete aggiungere a geoingegneria atmosferica. Perché?
Perché costruire un ponte, fare una strada, costruire una galleria, un tunnel, fare qualcosa di edile è già geoingegneria. Ma in questo caso noi parliamo di una ingegneria applicata all'atmosfera, quindi è d'obbligo chiamarla geoingegneria atmosferica. Non ve lo dimenticate, quando siete con un ingegnere edile che costruisce una galleria atmosferica, lo potete leggere, sono azioni antropiche, cioè dell'uomo, finalizzate a modificare lo stato dell'atmosfera e ovviamente con i suoi fenomeni, a volte a favore, quindi positivamente, a volte contro, cioè negativamente, dipende tutto dalle intenzioni. Io ho una forchetta e ho un coltello e taglio la bistecca, ma io posso prendere, anche se sono malevole, prendere la forchetta e il coltello e fare qualche altra cosa. E così è questo, dipende tutto dalle intenzioni, può essere a favore dell'umanità, ma anche contro l'umanità. Andiamo avanti. La geoingegneria atmosferica è formata da tre branche. L'ingegneria meteorologica, che serve, è finalizzata alla modifica dello scenario meteorologico. Poi c'è l'ingegneria climatica, che è finalizzata a modificare il clima, che vi ripeto non è l'argomento di oggi. E poi c'è l'ingegneria atmosferica artificiosa, cioè quello che voi chiamate a livello di popolo è chiamato scie chimiche. Scordatevi la parola scia chimica, che non serve a niente e non significa nulla, perché anche quello che esce dal tubo di scarico di un motorino, di un'auto, di un pullman, addirittura dello stesso aereo, per i componenti che sono all'interno, la potremmo definire una scia chimica. Ma in questo caso che avviene in atmosfera, non serve parlare di scia chimica. Più volte pronuncerete in pubblico o in privato, parlando della geoingegneria atmosferica, il termine scia chimica, no, scie chimiche. Quando si parla di questo, vi dirò fra poco come chiamarla, ma mai scie chimiche, altrimenti più volte pronuncerete questo termine nell'ambito di questo discorso, più volte, per essere educato, verrete presi per il lato B. Mi sono spiegato? Ok. Una informazione di scienza. Il termine geoingegneria fu coniato per la prima volta dal fisico italiano Cesare Marchetti in un suo lavoro del 1976. Andiamo avanti. Ora, la geoingegneria atmosferica, come ho detto prima, è formata dall'ingegneria meteorologica, che significa la modifica del tempo meteorologico. Viene effettuata in atmosfera con una irrorazione atmosferica antropica artificiale tramite aerei. Se dovesse servire, viene fatta in accoppiata con i sistemi ARP ed EISCAT, viene fatta anche tramite la ionizzazione dell'atmosfera, di cui fra poco vi parlerò, oppure altrimenti con l'utilizzo di speciali laser di ultima generazione, come anche da azioni satellitari dallo spazio. Mentre l'ingegneria atmosferica artificiosa, cioè azioni contro la biosfera, che sono quelle che il popolo fino a stamattina ha chiamato scie chimiche, viene fatta sempre da irrorazione atmosferica antropica, in questo caso artificiosa. La differenza tra artificiale e artificiosa è che artificiale è un fenomeno fatto dall'uomo, conosciuto, riconosciuto e accettato, mentre quello artificioso, pur essendo reale, concreto, visibile, non viene conosciuto, non è riconosciuto, è denigrato, depistato, ridicolizzato e viene messo in atto da enti nazionali e soprattutto sovranazionali.
ed è un'azione, quello che voi chiamate scie chimiche, è un'azione di tipo doloso, in quanto viene fatto appositamente, ma camuffato da qualcosa che non è quello reale. Poi c'è l'ultima branca, l'ingegneria climatica, che viene fatta con dell'aerazione atmosferica artificiale, quindi conosciuta, riconosciuta, accettata, ma in alta atmosfera, molto in alto, oppure nello spazio. Andiamo avanti. Bene, come ho detto prima, in questo incontro parleremo di tutto tranne che del clima, perché non è la sede adatta, non è questa la giornata adatta. Andiamo avanti. Bene, irrorazioni atmosferiche antropiche artificiali riguardano l'ingegneria meteorologica, lo ripeto, serve per modificare lo scenario meteorologico, oppure per l'ingegneria climatica, di cui non parleremo, che sono azioni che vengono effettuate nell'alta, altissima atmosfera. Sono ufficialmente entrambe, sono conosciute, riconosciute, accettate e dalla pubblica opinione più o meno capite, perché a volte si parla di meteo, a volte si parla di clima, a volte si parla di cose che non servono, a volte i giornalisti o i pseudo-giornalisti tirano fuori le parole a vanvera, per cui la pubblica opinione molte volte è confusa. Andiamo avanti. Mentre le irrorazioni atmosferiche antropiche artificiose, pur essendo reali, concrete e sono ridicolizzate, sono depistate e non riconosciute, che sono quelle chiamate dal popolo scie chimiche. Ripeto, non chiamatele più scie chimiche, dovete chiamarle irrorazioni atmosferiche antropiche, cioè fatte dall'uomo, artificiose. La differenza, lo ripeto ancora una volta, tra artificiale e artificioso: artificiale è che viene, lo si sa, viene conosciuto e riconosciuto, artificioso è qualcosa di camuffato, viene fatto, vuole essere fatto passare per qualcos'altro che in realtà non è. Andiamo avanti. Per quanto riguarda, e pongo di nuovo l'accento affinché il mio intento è quello di farvelo entrare nella testa e di non farvelo dimenticare più. Il mio intento non è quello di tediarvi, ma è quello di farvelo entrare in testa. I consumi e le emissioni di un tipico aereo commerciale bimotore a reazione che trasporta 150 passeggeri durante un'ora di volo in crociera, cioè quando raggiunge una certa quota e poi il volo è in maniera lineare, questo si chiama crociera, consuma, leggete a iniziare dalla sinistra alla destra, consuma 2700 kg di cherosene avio, cioè che serve per i motori dell'aereo, introduce davanti nel motore 850.000 kg di aria, di cui 722.700 ne escono come aria fredda, 130.000 ne escono come aria calda, contiene dai gas di scarico, il gas di scarico del motore, contiene 8.500 kg di biossido di carbonio, alias anidride carbonica, 3.300 kg di vapore acqueo, alias acqua, e poi 30 kg di ossido, 2,5 kg di ossido di azoto, di zolfo, monossido di carbonio. Quindi, ricapitolando, a tutti gli effetti, un normalissimo volo di aereo che non effettui una irrorazione atmosferica antropica artificiosa, quindi che voli normalmente, inquina in questo modo. Quindi quello che esce dall'ugello o dal cono di scarico del motore è, con questo che esce fuori, è a tutti gli effetti, se lo volete chiamare, una scia chimica, come quella dell'auto, come quella del motorino, come quella del camion.
Ma in questo caso, ricordatevi, nell'erorazione atmosferica antropica artificiosa non dovete chiamarlo scie chimiche, ficcatevelo bene in testa, no scie chimiche, altrimenti chi rema contro, il disinformatore, il detrattore, colui che vuole confondervi, vi dirà che siete cretini, che siete imbecilli, che dovete studiare, che non capite nulla. Quindi vi prendono in giro. Ascoltatemi e vedrete che questa presa in giro non avverrà. L'atmosfera, per motivi di studio, è stata stratificata in fasce. La prima fascia a contatto con il pianeta viene chiamata troposfera, la fascia immediatamente superiore viene chiamata stratosfera, dopodiché c'è la mesosfera, poi c'è la termosfera e come ultimo abbiamo l'esosfera, che poi si perde con lo spazio interplanetario. Andiamo avanti. Per l'argomento di oggi a voi devono interessare solo le prime due. La troposfera, che è la fascia di atmosfera a contatto con la superficie terrestre, e quella immediatamente sopra, che viene chiamata stratosfera. Nella troposfera avvengono i normali fenomeni meteorologici quotidiani, vento, pioggia, neve, eccetera, eccetera. Viene effettuata anche l'ingegneria meteorologica, cioè la modificazione dello scenario meteorologico, e viene effettuata anche l'ingegneria atmosferica antropica artificiosa, cioè, ripeto, quello che erroneamente sono chiamate scie chimiche. Nella stratosfera viene messa in atto solo l'ingegneria climatica. Tutto quello che può riguardare la modifica del clima non avviene qui nella troposfera, ma avviene qui nella stratosfera. Ecco perché non è il caso, non si deve confondere tra clima e meteorologia, perché avvengono in due parti dell'atmosfera completamente diverse. Ok? Siamo intesi su questo? Andiamo avanti. Bene, l'ingegneria meteorologica, cioè la modifica del tempo meteorologico, può essere effettuata e viene effettuata tramite diversi metodi, più metodi. Il primo è tramite l'inseminazione delle nubi, che modifica lo scenario meteorologico, che può servire per implementare oppure ridurre oppure annullare le precipitazioni, quindi la pioggia o, se siamo in inverno, la neve, come anche modificare l'intensità del vento. Per intensità del vento intendo dire la velocità del vento, utilizzando una qualsiasi sostanza chimica. In genere viene usato quello che è sulla bocca di tutti, lo ioduro d'argento, ma ci sono tante altre sostanze chimiche che servono per la nucleazione all'interno della nube e della nuvola, per produrre pioggia, più pioggia, come anche per seccare lo strato nuvoloso dell'umidità al suo interno e quindi non avviene nessuna pioggia, oppure per distruggere completamente un fronte. Per fronte intendo quello che a livello tecnico, quando voi sentite in televisione le previsioni del tempo, vi parlano di perturbazione. Il termine perturbazione è per il popolo, mentre a livello tecnico, in meteorologia, quella perturbazione viene chiamata fronte e questo deriva dalla Prima Guerra Mondiale. Secondo metodo per modificare lo scenario meteorologico è utilizzare apparecchiature laser di ultimissima generazione che vengono messe in funzione utilizzando un tempo chiamato di femtosecondo, che dura un milionesimo di miliardesimo di secondo, assistito da un bersaglio, da un target di alluminio che provoca la saturazione, dopodiché lo stato fisico successivo che è la condensazione, e da ciò deriva poi la pioggia.
e questo è ultimo, è della fine del 2023. Se ne volete sapere di più in inglese, leggetelo, lì sotto c'è un link, questo qui, questo link qui. Un altro metodo è la ionizzazione dell'atmosfera. Negli Emirati Arabi Uniti, il 3 gennaio 2011, nonostante specificatamente nella città, nella regione di Abu Dhabi, il 3 gennaio 2011, per la prima volta, nonostante i previsori meteo ufficiali del Servizio Meteorologico degli Emirati Arabi Uniti avevano previsto un cielo completamente sereno, terzo, nessuna nuvola, la ditta tedesca Metro System, chiamata dallo sceicco del posto, produsse, tramite la ionizzazione dell'atmosfera, produsse 52 temporali. Chiaramente fu un esperimento tenuto segreto, non venne dichiarato, poi se ne parlò. Quindi, mentre i previsori avevano detto che il cielo sarebbe stato sereno, ci furono 52 temporali. Quindi, vorrei aggiungere un'altra cosa. Oggi come oggi, se ci fosse la buona volontà umana, ma non c'è, non esisterebbe più la siccità tramite anche questa ionizzazione dell'atmosfera. Furono piantati nel deserto quelli che furono chiamati a quel tempo degli ombrelli, che producevano una serie di ioni negativi in atmosfera che funzionarono da nuclei di condensazione, attirarono il vapore acqueo, l'umidità poca che c'era, e produssero questi temporali. E questo è tutto documentato, quindi se lo volete leggere in maniera più esaustiva, andate da pagina 34 a pagina 40 del mio trattato, che trovate nel sito, nel mio sito, e lì troverete una ampia spiegazione logica, reale, concreta. L'ultimo metodo è utilizzare i sistemi ARP ed EISCAT, di cui fra poco vi dirò una pillola molto molto breve, perché altrimenti se si volesse parlare di ARP ci vorrebbe un'altra conferenza. Andiamo avanti. Questo è un esempio di un velivolo, di un aereo, attrezzato per inseminare le nubi. Il velivolo si alza, ci sono questi apparati qua sotto che, arrivati a una determinata quota, avendo scelto prima il tipo di nube da inseminare, con nuclei di condensazione dovuti all'ioduro d'argento oppure ad altre sostanze chimiche, vengono immessi nella nube, e cosicché viene prodotta la pioggia attraverso un processo fisico-chimico. Questo è un tipo di aereo, ce ne sono tanti altri, questo è uno dei tipi. Qui parliamo sempre di modificazione meteorologica, cioè cambiare lo scenario meteorologico. Andiamo avanti. Un esempio, un esempio molto molto sintetico, ci sono centinaia, e poi ripeto ancora, centinaia di brevetti per la modifica meteorologica. Iniziamo da quando eravamo a 1000 anni prima della nascita di Cristo. I Traci, un popolo molto antico, volevano scongiurare la devastazione del raccolto agricolo, e cosa facevano a quell'epoca, 1000 anni prima di Cristo, 1500 anni prima di Cristo? Scoccavano le frecce verso la nube. In questo modo loro pensavano di prevenire la grandine. Poi nel Medioevo
Per lo stesso motivo, per scongiurare l'azione distruttrice della grandine, suonavano le campane, perché pensavano che il rumore effettuato dalle campane producesse un fenomeno sonoro nelle nubi, per cui la grandine a quel tempo, nel Medioevo, non sarebbe scesa. Arriviamo a tempi un po' più recenti. Uno dei primi brevetti fu il 16 luglio del 1891 e non fu neanche questo il primo, perché questo brevetto si formò su quello che un ingegnere inglese, Edward, adesso lasciamo stare il nome, Edward Power, nel 1871 disse: se noi spariamo delle cannonate a vuoto in atmosfera, gli strati atmosferici urtano fra di loro e viene giù la pioggia. Ovviamente questo fu il primo libro scritto nel 1871 che produsse poi questo brevetto, però pare che non funzionò. Poi andiamo dal 13 ottobre del 1947, progetto Cirrus da parte degli americani per il controllo degli uragani. 22 febbraio del 1977, composizione di combustibile per la generazione di aerosol particolarmente adatto per il controllo del tempo e delle nuvole. 20 giugno 1978, semina delle nubi con aggiunta di esoclorobenzene, che era ed è un cancerogeno, però lo utilizzarono lo stesso. L'11 agosto del 1987 il fisico Bernard Eastlund progettò il brevetto ARP, che è un metodo per alterare la ionosfera e la magnetosfera, che sono due parti, due fasce molto alte dell'atmosfera. 2 novembre 2001, dispositivo di controllo di uragani e tornado. 18 agosto 2011, metodo e apparato per smantellare, annientare tifoni, tornado, ciclone e uragano. L'anno scorso, 16 febbraio 2023, sistema elettromagnetico per la modifica del tempo. E parliamo sempre della modifica meteorologica. Non stiamo parlando di clima, ma questi sono alcuni dei centinaia di brevetti, perché molti sono consultabili, altri sono parzialmente chiusi, ma molti altri sono segretati. Non si possono leggere per questioni militari. Quindi, come vedete, la modifica del tempo meteorologico ormai nasce da tanto tempo e continua. E mettetevi l'anima in pace, perché questa modifica del tempo meteorologico continua, continuerà, e non sarete certamente né voi né io a fermarla. Andiamo avanti. Vi ho parlato di ARP, una pillola brevissima, molto molto breve. ARP, come ho detto prima, fu un brevetto del fisico Eastlund del 1987. ARP è un riscaldatore della ionosfera, che è una parte dell'atmosfera che va dai 60-70 km fino a 500-600 km. Riscalda questa fascia a tal punto di innalzarla creando un rigonfiamento altamente riflettente, definito dallo stesso Eastlund effetto lente, che convoglia la sua potenza sul pianeta penetrando qualsiasi cosa, che sia materia viva o che sia materia morta, ed è in grado di provocare modifiche atmosferiche, terremoti e tanto altro. Questo non detto da me, detto dallo stesso Eastlund. Quindi, qui c'è un link che potete andare a consultare, ma su ARP, come anche su EISCAT, ci sono tanti, tanti, tanti link, tanta bibliografia che potete leggere, potete consultare. Ovviamente, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, come anche la Russia, la Cina,
l'Australia, l'Inghilterra, ognuno ha il suo ARP. Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, ARP è gestito dalla DARPA, che è un'agenzia di ricerca avanzata della difesa. Quindi parliamo di un apparato militare. Ma quello che si parla degli Stati Uniti d'America lo si può parlare tranquillamente di altre nazioni. Russia, Inghilterra, Australia, Cina, India e così via. Non esiste un solo ARP sulla faccia della Terra. Dico, in Italia non ce l'abbiamo l'ARP? L'Italia non credo che ce l'abbia, non credo. Anche perché l'Italia purtroppo è ancora una colonia americana e non ha ancora questa roba, perché per averla devi avere l'autorizzazione. Arriviamo al punto di parlare, qui finisce l'ingegneria meteorologica, qui finisce la meteorologia. Avete capito, spero, se mi sono spiegato bene, che ci sono tanti brevetti, che viene fatta da tanto tempo, continuerà ad essere fatta, con le varie metodologie che vi ho indicato. Adesso smettiamo di parlare di meteorologia e parliamo di ingegneria atmosferica artificiosa. Quella che viene effettuata e vuole essere fatta passare dagli enti nazionali e sovranazionali per scie di condensazione. Voi la mattina, di pomeriggio, la sera, quando volete, uscite fuori, aprite la finestra e guardate e vedete questi aerei che lasciano queste lunghe scie. Non tutte provengono dalla interazione gas di scarico del motore con la fascia di atmosfera in cui avviene il volo. Molte escono da tutti i buchi, da tutti gli orifizi possibili e immaginabili del velivolo, ma non provengono dall'interazione gas di scarico dell'atmosfera, del motore con l'atmosfera dove avviene il volo. E quindi vengono fatte passare per scie di condensazione, ma sono false scie di condensazione. Ora, per capire un qualsiasi oggetto falso, è ovvio che bisogna prima capire qual è l'oggetto vero. Se voi andate in un negozio di borse e volete comprare una bella borsa, per esempio di Armani, per capire se si stanno vendendo l'oggetto vero, dovete anche capirlo. Come si fa a capire se è vero? Da una borsa di Armani falsa. E così è per questo. Per capire una scia di condensazione vera, reale, che proviene dall'interazione gas di scarico del motore e dell'aereo con la fascia di atmosfera in cui avviene il volo, dovete prima capire la vera. Dopodiché si può dire sì, questa è vera oppure questa è falsa. Questi sono due tipici motori di aereo. Il primo è quello che viene usato principalmente sui velivoli militari. All'ingresso, dove c'è scritto ingresso presa d'aria, entra l'aria che viene catturata dalla ventola del motore, passa nel compressore che la comprime, poi va nelle camere di combustione, che può essere una, due, cinque, dipende dal motore, viene miscelato con il cherosene, in questo caso avio, perché deve essere predisposto per il velivolo, viene bruciato. I gas di scarico che escono da qui impattano contro la turbina che a sua volta continua a far girare il compressore e poi escono dal cono di scarico del motore, chiamato anche ugello. Questi gas di scarico si aggirano intorno a una temperatura di 1000 gradi. Poi c'è un altro tipo di motore che è questo, che viene usato particolarmente sui velivoli civili e viene chiamato motore a rapporto di diluizione. Cosa significa? Significa che di tutta l'aria che entra dal motore, l'80% circa passa attraverso la carenatura, non entra nel processo di combustione.
e solo il 20% entra nelle camere di combustione e produce la spinta al velivolo. È ovvio che la temperatura qui dei gas di scarico si aggira tra i 750 e 800 gradi e minore per via dell'azione di raffreddamento nell'intercapedine della carenatura del motore. Andiamo avanti. Ora, scie di condensazione vere. Mi raccomando, ponete molta attenzione a quello che d'ora in avanti vi dirò. Scie di condensazione vere cosa sono? Sono il sottoprodotto dell'attività volativa. Il prodotto principe del motore è quello di spingere l'aereo, ovviamente per farlo volare. Il sottoprodotto sono questi, le scie di condensazione. Il primo tipo viene chiamato dinamico e proviene da un processo fisico dell'atmosfera denominato adiabatico. Quando siete a casa, andate se volete su Wikipedia e vedete cosa vuol dire un processo fisico adiabatico. E proviene esclusivamente dai profili alari dell'aereo. Le ali oppure i flap, quelli che sono chiamati flap dell'aereo. Mentre, e questo ma è solo per cronaca, solo per farvelo sapere, mentre quello che dovete puntare l'attenzione è quello che serve per stamattina, sono questi, scie di condensazione che provengono dal motore e derivano dall'esclusiva interazione del gas di scarico del motore con la fascia di atmosfera in cui avviene il volo. Questo è quello che interessa per oggi. Andiamo avanti. Quindi abbiamo visto cosa sono. Ora vediamo come si formano. Il motore del jet brucia aria più cherosene. Tenete presente che un chilo di cherosene bruciato dal motore dell'aereo produce più di 3 kg di anidride carbonica e più di un chilo d'acqua. I gas di scarico contengono, del motore dell'aereo contengono molto molto vapore acqueo e molto biossido di carbonio, cioè anidride carbonica, con tutta un'altra serie di elementi chimici, ossidi di azoto, di zolfo, idrocarburi incombusti, cioè la parte di cherosene che non ha bruciato completamente nel motore. Poi c'è delle particelle metalliche e carbonioso. Con una temperatura idonea all'interno della fascia in cui avviene il volo di crociera, e per volo di crociera intendo dire quando l'aereo parte dall'aeroporto, ha una salita, arriva a un certo punto della quota dove deve essere e comincia ad avere un volo lineare. Questo vuol dire volo di crociera, volo lineare. Il vapore acqueo del gas di scarico del motore, che abbiamo visto che ce n'è tanto, in sinergia con il vapore acqueo presente alla quota di volo, può arrivare allo stato della saturazione, cioè la fascia di atmosfera in cui avviene il volo si satura di questo di acqua, di vapore acqueo. Se questo processo continua, può arrivare allo stato della condensazione complessiva. Complessiva significa il vapore acqueo che esce dal motore con il vapore acqueo presente alla quota di volo. E grazie ai nuclei di condensazione interni del motore ed esterni dell'atmosfera, immediatamente o quasi immediatamente ghiaccia, perché la temperatura alla quota dove questo aereo sta volando in crociera lineare è talmente bassa, perché si parla dai meno 30, meno 32, meno 35, meno 40 gradi. È ovvio che questo vapore acqueo ben caldo, quando esce, trova una temperatura di questo genere tra i meno 30 e i meno 40, il vapore acqueo ghiaccia quasi immediatamente. Quindi, morale, quando voi vedete in alto la scia del motore, altro non è che una scia formata da idrocristalli di ghiaccio, cioè acqua ghiacciata. Una vera scia che proviene dai gas di scarico del motore deve
contenere, deve, non può, deve contenere solo acqua ghiacciata. Ecco perché voi la vedete bianca, perché è acqua ghiacciata. Se contiene qualche altra cosa che non è acqua ghiacciata, vapore acqua ghiacciata, voi siete in presenza di qualcosa che assomiglia a una scia di condensazione, ma non lo è. È tutt'altra cosa se contiene delle altre cose anomale. Molto importante, come anche molto importante, i nuclei di condensazione interni e esterni, ve li ho messi in rosso, perché senza i nuclei di condensazione in atmosfera non si formerebbero le nuvole, non si formerebbero le nubi, non ci sarebbe di conseguenza la pioggia o la neve, se non ci fossero i nuclei di condensazione. Per capirli in maniera molto veloce, non è proprio così, ma solo per avere un'idea, fate finta che questi nuclei di condensazione siano delle piccolissime calamite, non è così, ma fate finta che lo siano, dove si attaccano le molecole del vapore acqueo. Dopodiché avviene lo stato fisico della saturazione, poi quello della condensazione e poi forse anche quello della pioggia. Sono molto importanti. Andiamo avanti. Quindi abbiamo visto cosa sono, come si formano, chiaramente vediamo dove si formano. Le vere scie di condensazione da motore si formano. Prendo come punto di riferimento la latitudine di 45 gradi e fra poco ve lo spiego. In una normale situazione meteorologica, la vera scia di condensazione da motore si deve formare a 45 gradi di latitudine ad una quota che comincia tra i 25 e i 27 mila piedi, siamo intorno circa agli 8 mila metri, per arrivare poi ancora più in alto, e la temperatura base non deve essere superiore a meno 30 gradi Celsius. Quando dico superiore intendo dire non deve essere più calda, non deve essere meno 29, meno 28, meno 25, da meno 30, meno 31, meno 35 e così via. E a 45 gradi di latitudine non deve formarsi al di sotto di 20.000 piedi, cioè 6.000 metri. Piacenza, guarda caso, a volte, è alla latitudine di 45 gradi e tre primi. Per cui quello che vi sto dicendo in questo momento, per Piacenza, è l'ottimo. Ok? Perché parliamo di una latitudine di 45 gradi? Guardate questa freccia rossa. Il pianeta, per essere studiato e per essere usato, è stato circondato di paralleli e meridiani. Il parallelo di 45 gradi è quello che taglia grosso modo, non precisamente, ma grosso modo taglia a metà la pianura padana. E Piacenza è proprio lì. Perché 45 gradi? Perché la Terra non la dovete considerare come una sfera, un cerchio perfetto, non lo è, perché a causa della rotazione intorno al proprio asse si deforma, diventa un geoide, per cui cosa accade? Che si comprime ai poli, polo nord e polo sud, e si allarga all'equatore. Ma la stessa cosa chiaramente accade all'atmosfera, perché l'atmosfera è attaccata per la gravità alla superficie terrestre, per cui anche l'atmosfera ai poli nord e sud si comprime e all'equatore si allarga, tant'è che la troposfera, che vi ricordo che è il primo strato a contatto con il pianeta, che vi ho fatto vedere all'inizio, la troposfera ai poli varia di uno spessore che è dai 6 agli 8 chilometri, mentre all'equatore
ha uno spessore dai 16 a 18. Voi capite che se un velivolo vola ai poli, avendo poco spessore di atmosfera, le scie di condensazione si formeranno, quelle vere da motore, si formeranno ad una quota molto diversa. Se volano in un'atmosfera verso l'equatore, 16-18, perché? Perché varia lo stato termico e i livelli termici nell'atmosfera. Per cui tra un minimo e un massimo, come quello che vi è stato insegnato a scuola in un triangolo rettangolo, si prende la parte mediana. Tra 0 dell'equatore e 90 gradi ai poli, la via di mezzo in un triangolo rettangolo sono i 45 gradi, ed è questo qui. È una misura media, altrimenti qui, in conferenza, come in una scuola davanti agli studenti, dovremmo dire: ai poli si verifica questo, a 10 gradi di latitudine si verifica quest'altro, e staremo qui un'intera giornata a vedere gradi per gradi dove si formano le scie di condensazione. Andiamo avanti. Ora, una branca, una sottobranca della meteorologia è la nefologia. La nefologia analizza, studia esclusivamente le nubi, le nuvole. Le nuvole che noi vediamo in atmosfera appartengono a tre famiglie: basse, medie e alte. Quelle che interessano a noi per questo argomento sono le alte, cirri, cirrostrati e cirrocumuli, che alla latitudine di 45 gradi, quindi di Piacenza, non si formano al di sotto di 20.000 piedi, ma non perché lo dico io, perché o il Padre Eterno o la natura, vedete voi se scegliete il Padre Eterno o la natura, l'atmosfera è fatta in modo tale che a livello termico può, a 45 gradi di latitudine, i cirri, i cirrostrati e i cirrocumuli non si formano al di sotto di 20.000 piedi, perché al di sotto di 20.000 piedi, al di sotto di 6.000 metri, non ci sono le condizioni affinché si formano queste nubi alte. E queste nubi alte, cirri, cirrostrati e cirrocumuli, sono formati da cristalli di acqua ghiacciata. Quindi, una scia vera di condensazione da motore in meteorologia, e quindi anche in nefologia, viene considerata una nube artificiale ciriforme per la quota dove avviene, per il contenuto, per l'analogia di formazione e anche per la conformazione. Il nome che noi usiamo in meteorologia per classificare le nubi, cumuli, stratocumuli, nembocumuli, eccetera, 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 è in vigore dal 1802, quando questo signore, che era un chimico e un meteorologo dilettante, una sera di dicembre a Londra fece una conferenza in uno scantinato dove andarono anche per curiosità alcuni membri della Royal Society e si sentirono e ascoltarono tutta la conferenza intera. Da quella sera, 18 dicembre 1802, i nomi delle nuvole sono mantenute tuttora. Quei nomi di questo signore, come le battezzò, tuttora sono vigenti. Andiamo avanti. Ora, quando una scia di condensazione vera esce dall'ugello di scarico del motore, si presenta alla quota molto lontano dai vostri occhi come un lungo salsicciotto arrotolato. Nei successivi secondi o primissimi minuti, 2-3 minuti, non di più, comincia a dipanarsi, ad aprirsi, e assume questa conformazione, come la conformazione di un cirrostrato. Infatti, cirrostrato. Quindi, una vera scia di condensazione si presenta come una lunga salsiccia, nei successivi secondi, minuti, 2-3 minuti, comincia ad aprirsi
e deve assumere questa conformazione. Quando non assume questa conformazione, nel 99% dei casi, se non nel 100%, voi non siete dinanzi a una vera scia di condensazione, voi non siete davanti al prodotto dei gas di scarico del motore dell'aereo con la fascia di atmosfera in cui vola l'aereo, ma voi siete davanti a una falsa scia di condensazione che non ha nulla a che vedere con il motore dell'aereo, è uscito da tutti i buchi possibili e immaginabili prodotti già presenti nel velivolo, ma non è una vera scia di condensazione. Quindi il pilota, il velivolo, sta irrorando qualcosa in atmosfera camuffata. Tenete presente, camuffata da vera scia di condensazione, camuffata da vera scia di condensazione, ma non lo è. E non è formata da acqua ghiacciata, ma c'è dentro qualcos'altro che non ci dovrebbe essere, che può servire in qualche caso per la modificazione metrologica, ma il più delle volte serve per fare danni contro di voi, quindi contro l'essere umano, contro la fauna e contro la flora. Andiamo avanti. La prossima diapositiva vi fa vedere solo degli esempi grafici di false scie di condensazione che voi dovete chiamare non scie chimiche, ma irrorazione atmosferica antropica artificiosa. Solo dei disegnini. Poi si passerà a dei veri filmati in cui vedrete cosa significa una irrorazione atmosferica antropica artificiosa. Andiamo avanti. Allora, numero uno, quando voi vedete in cielo questa lunga salsiccia di cui vi parlavo prima, da cui scendono dei penduli dove sotto sono raggrumati, siete in presenza di una falsa scia di condensazione. Quando vedete 4-5 aerei che viaggiano equidistanti e parallelo, non esistono nella navigazione aerea, non esistono queste cose qua, non esistono nelle carte di aerovie che utilizzano i piloti per volare, non esistono queste strade, voi siete davanti a una irrorazione atmosferica antropica fittizia. Quando vedete la numero 7, le scie che formano dei grigliati dove voi potete giocare a Tetris, siete davanti a una scia di condensazione falsa, così come quando vedete dei cerchi concentrici o quando vedete delle scie rotonde. Signori, non esistono le scie rotonde, non esistono, perché la scia di condensazione, come ho detto prima, viene effettuata quando l'aereo, una volta che è salita una certa quota, ha il volo di crociera lineare e solo allora vola ad un'altitudine, ad una quota, dove le condizioni atmosferiche possono produrre la scia di condensazione. Quindi una scia di condensazione che la potete vedere rotonda è falsa, non è una scia di condensazione che proviene dal motore, ma è una falsa scia, un'irrorazione atmosferica antropica artificiosa che esce da tutti i buchi possibili e immaginabili del velivolo, ma non dal motore. E peggio del peggio, quando vedete la numero 11, un velivolo che fa la scia, poi si interrompe. La fa di nuovo e poi si interrompe. La fa di nuovo e poi si interrompe. Ma vi immaginate, per quelle persone che sono sedute all'interno del velivolo, avere un motore che mo funziona e poco dopo no. Poi funziona e poco dopo no. Ma vi rendete conto? È pericolosissimo. Le prove di spegnimento dei motori sono autorizzate ai piloti solo in casi gravissimi, e lo spegnimento e la riaccensione del motore deve essere al massimo di 2 secondi, non più. Se vedete questa scia che si interrompe a tratti più volte,
sarebbe meglio dotarsi forse di un paracadute, se ci fosse. Non spaventatevi, piuttosto recepite, memorizzate, e quando uscite da qua, con queste informazioni che vi sto dando e con le informazioni che vi darà il dottor Pattera, non quello che mi interessa, quello che interessa a me, e non fatevi prendere per il lato B. Non fatevi prendere per il lato B, perché la conoscenza è importante. È importante mangiare, bere, divertirsi, andare in pizzeria, ma è importante la conoscenza, perché la conoscenza vi impedisce di essere presi in giro. Andiamo avanti. Allora, qui siamo nella provincia di Bologna, 9 settembre del 2013, e è un breve filmato in cui vedete quello che vi ho detto poco fa, il cordolo, la salsicciotto, la scia di condensazione falsa che esce come un salsicciotto, con dei penduli che scendono raggrumati. Andiamo avanti. Li vedete questi penduli? Queste raggrumazioni nella parte inferiore? Una vera scia di condensazione non deve essere così, ma deve essere come quella che vi ho fatto vedere prima. Si presenta come un salsicciotto, ma poi si deve dipanare e voi dovete poter vedere un po' di cielo, un po' di azzurro. Se invece vedete questa roba, è uscita dall'aereo, ma non è l'interazione tra i gas di scarico del motore e l'atmosfera. Questa è una scia di condensazione falsa, è un'irrorazione atmosferica antropica artificiosa. Chiudi, andiamo avanti. Ora, quello che vi dicevo prima, Treviso, 20 settembre 2006, non esistono scie di condensazione rotonde, non esistono, ve lo ripeto di nuovo, la scia di condensazione si effettua quando il velivolo è in volo di crociera lineare ed è lì che produce, se l'atmosfera, lo stato termoigrometrico dell'atmosfera lo consente, è lì che produce la scia di condensazione se l'atmosfera lo permette. Dopo, perché c'è tanto da dire ancora, se mi fermo adesso arriviamo stasera a cena. Non esistono scie di condensazione rotonde. Quando vedete questa roba qua, è tutta roba falsa. Andiamo avanti. Ora, fermo Giorgio. Questo filmato è del 2016. Voi vedrete che apparentemente il motore di destra emana una scia continua. Il motore di sinistra, ipoteticamente, emana una scia a tratti. Questo significa che quelle due scie non provengono dal motore, assolutamente. Sono due false scie di condensazione e vedrete che quella di sinistra esce a tratti, a sbuffi, cosa che non è possibile se fosse derivata dal motore dell'aereo. Non è possibile. Vai Giorgio. Mandala fino in fondo. Vedete l'irrorazione a tratti? Ne fa possibile? Non è possibile. Perché questo significa che il motore è in avaria. Significa che il motore non funziona. Quindi questa è una falsa scia di condensazione, è un erogatore di un'erogazione atmosferica antropica artificiosa, probabilmente sporco, e quelle porcherie che sta irrorando escono a tratti. Ah, un'altra cosa a cui dovete osservare. Il velivolo è di colore bianco. Quasi sempre questi velivoli non hanno una livrea, non hanno un colore, non hanno una parte, non sempre, ma quasi sempre non hanno colore, sono anonimi. Andiamo avanti, chiudi Giorgio, andiamo avanti. Ora, qui siamo
in America Latina, probabilmente in Messico, il 21 marzo del 2021. Osservate bene, sul lato sinistro del filmato, un velivolo che lascia a tratti una irrorazione, uscie di condensazione false che le rilascia, poi si blocca, va avanti, ne rilascia un altro pezzo, poi si blocca e così via. Ora, se il motore, se le scie di condensazione fossero da motore, non verrebbero fuori in quel modo come le vedrete. Andiamo avanti. Quelli al centro. Le ha fatte prima, le sta facendo adesso. Poi interrompe, non le fa più. Fra poco le fa di nuovo. Vedete che c'è una intenzione di irrorare. Fra poco le farà di nuovo. Lo vedete? Questo è un indice di artificiosità. È il pilota che aziona nel momento opportuno, poi spegne, poi aziona e poi li spegne. Andiamo avanti.